Nel Siena squalificati Fini e Gezzal, 4 cambi rispetto all'11 iniziale anti Parma, è squalificato anche l'allenatore Giampaolo, va in panchina il tecnico in seconda Fabio Micarelli. Anche la Juventus, come il Siena, con il modulo 4-3-1-2, a Mauri e Trezeguet le punte, Diego in rifinitura. L'arbitro è Tagliavento della sezione di Terni. La partita. Grigherà va a cercare De Sceglie, l'ex giocatore del Siena, mette fuori in scivolata. Jajalo. Prova a fare tutto da solo il croato, un destro insidioso. Peraltro c'era una deviazione di Chiellini che Tagliavento non ha visto, negando il corner. Diego, e Vergassola rischia l'autorete. Guardate l'espressione di Vergassola dopo l'intervento di Curci. Diego, e stavolta la chance è per Chiellini. Soffre molto nell'opposizione aerea difensiva il Siena. Ekdal chiede e ottiene lo scambio da Jajalo e tenta invano il pallonetto. Molto bravo Buffon in questa circostanza sul giocatore in prestito dalla Juventus al Siena, Ekdal. Buffon applaudito dagli ultra del Siena prima dell'inizio del secondo tempo e la ripresa comincia con Caceres al posto di Grigera. Poi Diego, Amaury, Trezeguet, Chiellini, palla sul palo, tutto inutile però perché sul colpo di testa di Amaury c'è Trezeguet in fuorigioco. Jajalo, dai e vai con Maccarone, Jajalo destro, deviazione di Molinaro con Buffon ormai spiazzato, ma solo corner per la squadra che gioca in casa. Fermato Maccarone per un fuorigioco che le immagini smentiscono, sbaglia l'assistente Padovan perché Molinaro teneva in posizione regolare Maccarone. Molinaro sostituito da Camoranesi, nel Siena Rosi per terzi con Ficagna che si sposta al centro. Ekdal prova a lanciare Calaiò, perfetto l'intervento difensivo dell'ottimo Chiellini. Ancora un fuorigioco, ferma Maccarone ma sbaglia anche in questa circostanza Padovan perché Caceres teneva in posizione regolare Maccarone. Proteste di Calaiò, ma qui vede bene Tagliavento sull'intervento di Legrottaglie, non c'è rigore. E arriviamo al 27esimo, punizioni di Diego, Amaury, colpo di testa e rete. Rimane fermo, poco reattivo Curci nel palo più vicino, la spunta Amaury tra Ficagna e Brandao, partenza di Amaury proprio sul filo del fuorigioco ma forse tenuto in posizione regolare da Del Grosso. Vuole concentrazione fino alla fine Ferrara, nel Siena Reginaldo per Calaiò e Paolucci per Codrea, ma tutto questo non serve alla squadra toscana. Qui non bastano neanche 4 minuti di recupero, festeggiano i giocatori della Juventus e su tutti naturalmente il match winner Amaury. Possiamo staccare con il nostro